Il 3 settembre di 42 anni fa ucciso a Palermo, in un attentato di mafia, il prefetto e generale dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Insieme a lui vennero uccisi la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Sul luogo del delitto apparve un manifesto anonimo con la scritta: «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Ma quella profezia fu smentita, però, dalla reazione del paese e delle istituzioni che ancora oggi ricordano la strage del 3 settembre 1982. Intorno alle ore 21 del 3 settembre 1982 Dalla Chiesa uscì dalla sede della prefettura a bordo di un'auto bianchi a 112 beige, guidata dalla moglie Emanuela Setti Carraro, per andare a cenare in un ristorante di Mondello. La 112 era seguita da un'alfetta guidata dall'agente di scorta Domenico Russo. Alle ore 21:15, mentre passavano da via Carini, una motocicletta Honda di grossa cilindrata, guidata da Giuseppe Lucchese che aveva alle sue spalle Giuseppe Greco, affiancò l'alfetta di Russo e lo colpì con un fucile d'assalto AK-47. Contemporaneamente una BMW serie 5 raggiunse la 112 e Madoni aprì il fuoco contro il parabrezza. Dalla Chiesa e la moglie rimasero uccisi da 30 pallottole. L'auto del prefetto sbandò, andando a sbattere contro il bagagliaio di una Fiat Ritmo parcheggiata. Una seconda vettura seguiva l'auto del prefetto, pronta a intervenire per bloccare l'eventuale reazione dell'agente di scorta, che non ci fu. Subito dopo l'auto e la motocicletta servite per delitto vennero portate in un luogo isolato e lidate alle fiamme mentre gli assassini vennero prelevati e portati via da 3 auto. I coniugi Dalla Chiesa morirono sul colpo. L'agente di polizia Domenico Russo morì 12 giorni dopo, il 15 settembre.